tutti e benvenuti al mio nuovo video haul. Quest'anno non ne sto facendo tantissimi, però perché sto cercando appunto di regolarmi un po' sugli acquisti, però quando li faccio, magari li faccio tanti piccolini, quando accumulo poi un po' di cosine ve le faccio vedere. Comunque poi nel frattempo magari le ho anche un po' utilizzate, quindi so darvi anche una prima impressione. Questo mese, questo è lo scorso, ho acquistato sia cosine di make up, sia di cura del corpo, beauty, e sia accessori. Quindi iniziamo subito dal make up, e il make up significa MAC. Ho comprato dei mini, ma proprio mini pigmenti. Sono usciti questi, diciamo, pigmenti molto piccoli, proprio per adatti per il viaggio. Come vedete, infatti, la confezione è proprio piccolissima e costano 10 euro l'uno. La cosa che non mi piace, però, è che hanno il packaging di vetro. Quindi una cosa piccola così, a cadere, non ci mette niente. Poi nelle mani, come le mie, che sono disastrose, bucate proprio, sono costantemente in pericolo, quindi non so che fine faranno, speriamo che durino un bel po'. Allora, io ne ho presi solo 5 perché erano gli unici che erano ancora disponibili sul sito. Io non so com'è possibile che appena esce qualcosa, cioè tempo nemmeno un giorno, e già tutto è esaurito. Comunque, 5 sono riuscita a prenderli e hanno dei colori stupendi. Ah, l'unico che finora ho utilizzato, e l'ho utilizzato stamani, è questo, che è quello un pochino più, diciamo, normale di colore, che si chiama Naked, infatti. È proprio una polverina color proprio nocciolino, chiaro. La cosa che mi piace di questo pigmento, in generale dei pigmenti, è che sono proprio queste polveri sottilissime, morbidissime, cioè sono proprio piacevoli da applicare. Io l'ho applicato stamani qui sulla palpebra mobile, senza bagnarlo, e l'effetto, insomma, mi piace. Non ha glitter. Questi altri 4 invece sono tutti un po' shimmer, non con glitter, ma sono shimmer, comunque hanno dei colori cangianti con la luce. Questo qui si chiama Kichimas, comunque ve li scrivo i nomi sul video, insomma. Ed è questo rosino violetto, molto molto particolare. Comunque, ora questi 5 pigmenti li utilizzerò da oggi in poi per tutti i 5 giorni di questa settimana. E quando è venerdì o sabato vi farò il video della My Makeup Week, quindi potrete vedere su quel video proprio il risultato dell'applicazione di questi pigmenti più da vicino e come risultano sugli occhi. Poi ho questo viola che si chiama proprio Violet, ed è questo violino, e questi, ecco, però non li ho provati ancora. Poi ho il Old Gold, che è appunto un oro, e questo, che è quello più bello, che si chiama Rose, ed è questo color proprio rosa che ha tutti i riflessi dorati. Insomma, vi lascio al video che farò tra venerdì, sabato, al massimo domenica, per vedere proprio il risultato finale dell'applicazione di questi pigmenti. E quindi questo è MAC, e non solo, perché poi sono usciti anche degli smalti, più che smalti, dei top coat, che dovrebbero fare degli effetti un po' particolari. Allora, io ho acquistato sia uno smalto che 3 top coat. Allora, lo smalto che ho acquistato io si chiama Cream, Cream è la tipologia, si chiama Skin. Infatti è proprio questo color nocciolino, chiaro, proprio color pelle, colore puro, ed è quello che porto oggi. Io questo qui l'ho applicato ieri sera, una sola passata con lo smalto, comunque bello abbondante, si è asciugato subito e mi ha coperto l'unghia perfettamente.
oltre agli smalti sono usciti appunto questi top coat. Allora, io su questo qui ci ho applicato questo top coat qui che è nero e che si chiama Shadow, e dovrebbe servire praticamente, da quello che c'è scritto, a creare proprio un effetto di sfumatura, di ombra sull'unghia. Ora, io non mi voglio pronunciare perché l'ho utilizzato solo appunto ieri sera, ma io tutto questo effetto particolare non lo vedo. Praticamente lo smalto che ho applicato è questo. Questo è l'effetto con questo top coat sopra. Cioè è leggermente un pochino più scuro di quello che dovrebbe essere, ma insomma questo effetto ombra. Comunque non voglio pronunciarmi appunto, proverò ad applicarlo anche su smalti glitterosi di altri colori. E comunque seguitemi su Facebook e su Instagram, perché ogni volta che utilizzerò questi prodotti poi pubblicherò la foto per farvi vedere l'effetto. E poi ci sono questi altri due top coat che sono praticamente molto simili, sono diciamo a effetto madreperlato. Uno è sul rosa e uno è sul violetto celestino. Anche questo, insomma, vi dirò, non l'ho provati. Questo si chiama Pearl. No, Pearl è l'effetto. Liquid Pigment Pink Pearl. E questo si chiama Highlight. Però, insomma, ecco, vi rimando alle foto che pubblicherò quando li applicherò. Naturalmente, ogni settimana quando andrò a rimuovere lo smalto, è ovvio che nelle prossime settimane applicherò sempre questi prodotti perché sono nuovi, ho voglia di provarli e di farveli vedere. E poi, giusto per non pagare le spese di spedizione con gli smalti, ho aggiunto un ombrettino, perché altrimenti avrei pagato le spese di spedizione e mi scocciava, perché ho fatto due ordini da brava furba, e ho acquistato un ombretto satin che si chiama Green Room. Ed è questo, ma è veramente bellissimo. Anche questo fa parte di una nuova collezione, un po' tutta colorata, non mi ricordo come si chiama. Ve lo scriverò durante l'editing del video. Ed è poi quello che ho applicato anche oggi. Ecco, insomma, è un bellissimo verde che applicato vira un po' anche un po' sul blu petrolio. Insomma, è un bel colore. E questo è MAC. Altri trucchi che ho acquistato sono di Too Faced. Infatti ho acquistato sia la chocolate bar famosa, tutti adesso hanno questa chocolate bar, qui c'è tutta la griglia sopra ai vari colori con i nomi degli ombretti, e la chocolate bar che è questa famosissima. Io ancora non ho capito se mi piace o non mi piace, sinceramente non so che dirvi. Sì, è carina perché profuma di cioccolato, però i colori che un tantino sembrano più particolari, il rosino, il viola e quest'altro qui, non scrivono un granché secondo me. Il resto per me sono identici alle Naked, ma proprio uguali anche come finish. Per cui, insomma, non riesco ancora a farmela piacere questa palette. Però, insomma, ecco, l'ho provata poco, quindi continuerò ad utilizzarla sicuramente e vediamo un po' se cambierò idea. Insieme alla palette ho voluto acquistare anche questo Liquified Longwear Lipstick, che mi piace tantissimo. È questo color Melted Coral. Ed è proprio un colore puro, proprio arancio puro, ed è questo. Ha questo applicatore fatto così a spugnetta, quindi fuoriesce da qui, si preme, ed è un colore proprio che sta su tutto il giorno senza problemi, insomma, sì, proprio si fissa sulle labbra. Questo mi piace tantissimo, e se avete visto la My Makeup Week, il video appunto della settimana scorsa, lo vedrete all'opera perché lo indosso in un make up. E mi hanno praticamente regalato, quindi dovevo scegliere un campioncino, e io ho scelto il campioncino di questo mascara della Urban Decay, che è il Super Curl Curling Mascara, ed è questo, con questo packaging molto molto carino, devo dire, però non l'ho provato e non so che dirvi.
ho voluto acquistare un fondotinta compatto in polvere della Too Faced. La Too Faced io non l'ho mai provata come make up e quindi sono un po', diciamo, curiosa. Siccome sto finendo il fondotinta minerale di Kiko, lo voglio sostituire con un prodotto nuovo che non ho mai utilizzato, e i fondotinta questi compatti non l'ho mai utilizzati e quindi mi è sembrato una buona scusa per acquistarne uno. E io ho preso il Warm Vanilla. Io cerco sempre i colori quelli un po' più chiari di tutta la linea. Praticamente questa è la confezione rosa, questo è il packaging del prodotto, è un fondotinta proprio senza glitter, senza niente, ed è questo. Insomma, ecco, non l'ho provato, quindi non so che dirvi, però intanto io l'ho preso. Poi ho fatto un piccolo ordine da Neve Cosmetics, perché mi hanno molto incuriosite, incuriosita le loro ultime due creme per il corpo, la gianduiosa e la mirtillosa, e quindi l'ho volute provare. E quindi le ho comprate tutte e due, la gianduiosa e la mirtillosa. Attualmente sto utilizzando la gianduiosa, questa non l'ho ancora provata, però intanto anche questa l'ho comprata come il fondotinta, non si sa mai. Devo dire che questa mi sta piacendo tantissimo, perché ha questo profumo molto leggero di cioccolato, non devo dire che non è stucchevole, ha proprio accennato, e, però si sente anche sulla pelle, a distanza anche di un po' di tempo, insomma, dall'applicazione. L'unica pecca è che ci mette un po' ad assorbirsi, quindi è un po', diciamo, una crema un po' pesante per l'estate, però insomma non fa niente, tanto io la metto la sera, poi mi metto sul divano a guardare la televisione e sono avvolta da questo profumo leggero di cioccolato, e quindi questo è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Insieme alle creme ho voluto anche prendere la matita per sopracciglia, la Manga Brows, e io ho preso questa per le castane. Infatti c'è il colore Rich Brown e Black Brown. Allora, io non la uso come dicono loro, perché loro dicono di stendere prima il colore quello più chiaro e poi quello più nero, quello più scuro. Allora, si ha anche il pennellino, e, ma io insomma non lo faccio. Allora, di fatto, diciamo, la differenza di colore tra i due marroni è veramente minima, insomma. Io la utilizzo per, diciamo, delineare il contorno, riempire un po', e poi vado a riempire comunque il tutto con il mio duo di prodotti in polvere della MAC, che io adoro. Però devo dire che il risultato è molto migliore adesso che uso questa come base rispetto a prima. Il fatto che questi due colori mi permettono comunque di creare look più o meno forti di colori, e il prodotto mi piace perché è molto ceroso, cioè non è una matita secca, quindi è piacevole anche da applicare, si sfuma bene, quindi si sfuma bene e insomma sì, mi piace, prodotto promossissimo. Mi hanno regalato due piccoli campioncini, sia di cipria, e questa è la Translucent Mineral Powder Hollywood, e sia un fondotinta High Coverage Mineral Foundation Tan Warm. Insomma, non vedo l'ora anche di provare questi prodottini, visto che sono anche omaggio, quindi proviamo. E ho aggiunto anche un brush holder della Neve Cosmetics. È troppo troppo carino. Allora, c'è scritto Neve Cosmetics, Neve Cosmetics, si apre qui e così, e secondo me è veramente comodissimo per quando si viaggia, in quanto in questo modo i pennelli si evita di appoggiarli magari anche sui lavandini degli alberghi. Comunque io non sono amante di queste cose, ci sto sempre molto attenta, però è difficile stare attenti proprio a tutto 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 tutto, e insomma sì, mi piace, è bello grande, ci sta il mondo qui dentro, quindi si possono portare via tutti i pennelli possibili e immaginabili, e quindi sì, ho aggiunto anche questo. Ultimi prodottini acquistati sono una crema per il viso, e mi sono voluta regalare questa della Lancome, la Hydra Zen
Neurocalm, non lo so, è antistress, c'è scritto, insomma, è una crema idratante antistress, speciale proprio per le pelli secche e super secche. Ma guardate che è il packaging, non so se si riesce un po' a vedere. Ha questo coperchio doppio, sotto è specchiato, insomma è bello proprio il packaging, infatti costa anche un bel po'. Ma insomma, non fa niente, non lo diciamo a nessuno. Ho voluto aggiungere, e questo l'ho preso appunto da Sephora insieme alla crema per il viso, anche due abbronzanti, autoabbronzanti, perché ho terminato quello della Kiko, e quindi per il corpo, e quindi ho voluto prenderne uno nuovo. È un po' costoso anche questo, si chiama Vita Liberata, ed è la colorazione, diciamo, media. È una lozione appunto anti autoabbronzante e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, perché a differenza di quella della Kiko, questa è una crema proprio scura, quindi quando la si applica già di suo rilascia un po' di colore, e quindi insomma si può anche mettere prima di uscire e già si ha quest'aria un po' abbronzata, e dura un po' di giorni l'effetto, e nonostante appunto ci si lavi. E a me questa crema, insomma, sta, questo autoabbronzante sta piacendo tantissimo, però bisogna fare appunto molta attenzione, proprio perché essendo così un po' colorato bisogna fare attenzione a stenderla dappertutto. E ho aggiunto anche la stessa crema per il viso, questa non l'ho ancora utilizzata perché sto finendo quella della Kiko, però insomma anche questo è un gel autoabbronzante, e questo io ho preso la colorazione chiara, sempre per paura che possa succedere qualche effetto strano sul mio viso, però questo non l'ho provato. E sono prodotti che costano un po', però devo dire che non si deve usare una grandissima quantità per tutto il corpo, infatti io già l'ho utilizzata già un po' di volte e sento che ancora, insomma, ce n'è un bel po'. E comunque sì, sono prodotti buoni, sono fatti nel Regno Unito. E poi aggiungo due accessori che mi sono arrivati proprio oggi, e sono due novità, cioè una novità della Hoops e vabbè, una che non è una novità. Allora, innanzitutto mi sono regalata un nuovo braccialetto della Hoops, giusto perché ne avevo pochi, però questo non ce l'avevo. Questo è quello lì della collezione Flowers, e alla fine ho ceduto. È una tipologia che non mi ha mai attirata particolarmente, boh, non so, forse perché questa fantasia floreale la vedo un po' antica come, diciamo, stile, però alla fine insomma l'ho preso perché fa troppo estate, ed è soft touch, non plastica lucida. E poi ho preso gli occhiali. Vi ho già postato la foto su Facebook e su Instagram, perché secondo me non mi stanno bene, e ho voluto fare questa cosa di comprare questi occhiali senza provarli, perché qui non ho un negozio che vende queste cose dove posso andare. La bustina è carina, è rosa fluo, anche se in videocamera non si vede perché la videocamera con questo colore esplode, è rosa fluo ed è carina, è di tessuto. Gli occhiali sono questi, ho voluto prendere questi sul rosa con delle lenti un po' più particolari rispetto a quelle solite grigioline, però secondo me sono troppo grandi per il mio viso, non lo so, escono troppo forse da qui. Ditemi voi cosa ne pensate, e dovete essere naturalmente sincere, non mi offendo. Così come ho scritto su Facebook e su Instagram, male che va, se proprio non mi ci vedo, li userò come cerchietto per tenere sui capelli. Cioè, alla fine non è una spesona, perché costano una quarantina di euro, insomma. Ho provato.
aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Basta, questi sono tutti i miei ultimi acquistini. Credevo che il video venisse più corto, ma invece è bello lungo. Vabbè, voglio fare anche due chiacchiere insieme a voi. Io spero che i miei acquisti vi piacciono, che vi abbiano magari fatto venire voglia di comprare le stesse cose, non lo so. Se avete provato qualcosa di quello che vi ho fatto vedere e mi volete dire cosa ne pensate, ditemelo qui sotto con un commento. Trovate anche tutti quanti i link per trovarmi su tutti i social e vi lascio ai link dei miei ultimi due video. Ciao!